Allora, siamo al Centro Teatro Universitario. Oggi è l'ultimo giorno di lezione del mio corso di elementi di regia teatrale e abbiamo due ospiti importanti, due registi, attori e registi del teatro contemporaneo. Li abbiamo invitati a parlare del loro lavoro con gli studenti, ma anche con un pubblico molto più ampio, e in particolare del loro approccio a Pirandello. Ci sarà anche nel corso della giornata la presentazione del video del film documentario, anzi Per mosse d'anima, prodotto dalla RAI nello scorso anno e trasmesso su RAI 5 all'inizio del 2014. Enzo Vetrano, Stefano Randisio, come si usa dire Stefano Randisio e Enzo Vetrano, sono molto intercambiabili nell'arte e nel teatro, con un fenomeno molto raro, direi quasi unico oggi, almeno nel teatro italiano, essere entrambi registi, cioè dirigere, osservarsi mentre si lavora, dirigersi in scena, eccetera. Io vi farei subito una domanda relativa al vostro approccio a Pirandello. Se non sbaglio, 1999, il Beretta Sonagli e poi tutta una serie di spettacoli fortunatissimi, pensaci Giacomino, L'uomo, la bestia e la virtù, I giganti della montagna, Fantasmi e altri lavori ispirati o ricavati dalle novelle, dalla letteratura di Pirandello, dalla vita, direi, dalla biografia di Pirandello. Ecco, la cosa interessante è, la domanda è questa: perché questo vostro interesse, al di là dell'essere siciliani, ma non è una questione di sicilianità, è una questione di interesse teatrale, un approccio Pirandello, come mi capita sempre di dire, assolutamente originale, perché ci riporta al Pirandello delle origini, non è innovativo nel senso di una rivoluzione straordinaria, eccetera. Toglie quella patina, a mio giudizio, di letteratura, di filologia, di intellettualismo da Pirandello, che in fondo è stato un uomo di teatro, quindi lo restituiamo al teatro. Il vostro approccio a Pirandello, per quale motivo e come, che cosa significa essere registi a quattro mani su un autore di quel genere? Poi vediamo un attimo di definire un concetto che so essere a voi molto, molto caro, che dà il titolo alla giornata di oggi, anche il video documentario, Per mosse d'anima. La parola a Enzo, ovviamente. E allora, Pirandello è un incontro che per noi è stato fondamentale. Perché Pirandello è il più grande autore del Novecento italiano e non solo, perché lo sentiamo molto vicino, il fatto di essere siciliani ci ha aiutato in un certo modo, ma era vicino alle nostre idee, ai nostri pensieri, soprattutto al nostro sogno. Non facciamo altro che mettere in scena sogni, l'ho sempre detto, e Pirandello ha questa facilità di immergersi, di immergere noi subito in un clima da surreale, sognante. Spesso l'hanno messo in scena veramente parlando di realismo in maniera quasi bieca, nel senso che ridurre Pirandello soltanto a una questione, spesso in alcune messe in scena abbiamo visto di corna, leggerlo in maniera superficiale, mentre Pirandello è grandissimo. Io e Stefano abbiamo fatto altro che scavare dentro i suoi testi, leggerli, abbandonando, quello sicuramente, le sue idee registiche, le sue didascalie, questo nessuno di noi, ma perché era la sua regia di 70 anni fa e quindi non potevamo tenerne conto. Si è scoperto, a noi si è parato davanti un mondo straordinario dove abbiamo avuto la possibilità veramente di essere veramente qualcuno, essere attraverso questi personaggi e sentirli veramente profondamente nostri. Sì, forse l'equivoco da cui noi ci siamo un po' liberati è quello di considerare Pirandello narratore di vicende che riguardano la borghesia. Sì, lo spunto è quello, però la grandezza di Pirandello sta nell'andare molto più a fondo nella ricerca della verità, nella ricerca di una autenticità che, come è quasi proverbiale il suo pensiero, per cui non esiste una verità ma tante, e in questo frammentarsi di verità noi ci siamo ritrovati perfettamente, anche rispetto alla regia, rispetto a una visione che
comunque confronta due punti di vista. E quindi in un certo senso siamo andati incontro alle contraddizioni di Pirandello, alle contraddizioni che fa saltare fuori dai suoi testi, attraverso un metodo di lavoro che era il nostro. E poi non abbiamo soltanto messo in scena dei lavori su Pirandello, i nostri lavori, di quelli che ha citato Daniele, ma noi abbiamo fatto anche tanti laboratori su Pirandello. Sono venute fuori delle drammaturgie dai testi di Pirandello che hanno davvero preso, è successo anche qui a Ferrara, hanno preso con grandissimo entusiasmo tutti i ragazzi che vi hanno partecipato, scoprendo anche per loro un Pirandello diverso, possibile, vicino a loro, pieno di fantasie, veramente quel sogno di cui parlavo prima. Mi piace, mi riallancio a questa affermazione di Enzo, perché mi piace ricordare la collaborazione di Enzo e Stefano con i nostri laboratori. Per 3 anni avete tenuto dei laboratori qui tra il 2006 e il 2008, e in uno di quegli anni ci fu una sperimentazione proprio su Pirandello, dalle novelle in nero, l'aspetto dark, l'aspetto noir di Pirandello. Quindi utilizzare il laboratorio come una sorta di banco di prova per poi per gli spettacoli. Infatti con gli amici di Enzo e Stefano ogni tanto faccio delle battute, utilizzate delle musiche, delle scene, delle situazioni che avevamo usate in laboratorio, eccetera. Ma è bellissimo questo interscambio, è veramente questo, è la fucina del teatro. Anche ti volevo dire che mentre tu parli, io appaiono immagini a me, non è che io penso, e mi è apparsa subito l'immagine di quel matrimonio dell'uomo dal fiore in bocca, che mentre praticamente davanti all'altare confessa la sua verità, il suo dolore, il suo male. E io me la sono ricordata adesso come una cosa bellissima, me l'hai fatta venire in mente tu. Ecco, questo è il bello del discutere con artisti di questo calibro, che si ragiona sempre per immagini, per associazione di immagini, non per discorsi critici, discorsi intellettuali, eccetera. C'è un dato però, poi vorrei finire questa prima parte della nostra giornata, questa intervista, chiedendomi il motivo del per mosse d'anima. C'è un dato di fondo dal 99 a oggi, in tutto il vostro oltre un decennio di lavoro su Pirandello. Praticamente siete riusciti a mettere d'accordo tutti o quasi tutti, sia gli spettatori che il pubblico e la critica e il mondo del teatro, cioè sono i vostri spettacoli riconosciuti, grande successo sia rispetto agli spettatori ma anche molto premiati, se non sbaglio. Proprio per questo, se non sbaglio, proprio per questo aspetto che è assolutamente originale, innovativo, riportare Pirandello al suo alveo. In fondo è un Pirandello antropologico quello che avete interrogato. Per mosse d'anima, allora, che cosa significa in particolare, al di là dell'essere una battuta, la raccomandazione che Pirandello rivolgeva ai suoi attori, lavorare per mosse d'anima, che cosa significa? Che poi per quel mosse d'anima che avete sempre predicato e che avete inculcato qui ai nostri ragazzi, ma non soltanto ai ragazzi che hanno frequentato i laboratori del CTU, in tutti i vostri laboratori e con i vostri attori, ovviamente, lavorare per mosse d'anima, per essere genuini, per essere sinceri, per essere credibili, essere non fare, l'altra parola. È l'altra parola magica che Enzo utilizza sempre in qualsiasi situazione. Chi risponde di voi due? Io, vabbè, adesso dico soltanto che appunto quella parola magica io ce l'ho sempre presente, perché Leo De Berardinis, un nostro grande maestro, ci ha sempre ripetuto ed è diventata nostra. Cioè io non sento che quel maestro me l'ha data, io sto proseguendo in maniera, se vogliamo, diversa, però con quel principio fondamentale, credibilità. Credibilità a teatro, che è fondamentale. Credibilità non significa soltanto per un rapporto col pubblico, ma anche con un rapporto con se stessi. Cioè essere credibili significa godersi la recitazione, farsi attraversare, dimenticarsi di quello che stai quasi del tuo essere attore, ma diventare quel personaggio là. Sembra una cosa quasi banale, però se uno si immerge davvero tantissimo dentro quei sentimenti, quel vibrare, allora è una magia straordinaria, è un incanto straordinario per un attore, per chi lo fa. E questo secondo me si comunica al pubblico in maniera fortissima. Infatti, quando tu ci chiedevi uno dei motivi, il motivo principale di avvicinamento a Pirandello è proprio questo, cioè
l'aver trovato in lui, teorizzata e fortemente richiesta agli attori, quella che era per noi la modalità più giusta di fare teatro, cioè di entrare nei personaggi pescando dentro se stessi. E qua entrano in campo, in gioco, i laboratori. Nei laboratori noi lavoriamo sempre con delle persone che non necessariamente vogliono fare gli attori, anzi spesso lo fanno come esperienza di conoscenza e di approfondimento di se stessi. Ecco, attraverso il lavoro teatrale, attraverso lo studio di un personaggio che diventa, come diceva Leo, stato di coscienza, non personaggio, perché il personaggio sembra una cosa esterna, invece no, andando a pescare dentro se stessi quello stato di coscienza che fa coincidere il proprio sentimento con le parole che vanno dette, ecco che il teatro avviene. E poi, ci sono altri meccanismi per cui è ripetibile, per cui diventa una professione, tutto quello che si vuole. Però il meccanismo di base è questo, della verità che si deve cercare dentro di sé, attraverso un'analisi delle proprie esperienze, ma anche istintivamente, attraverso un lavoro su uno stato di coscienza, e il personaggio nasce e diventa vero. Spesso si dimentica a teatro di vivere, che è una cosa stranissima. Nella vita la fai, vivi, con tutti i tuoi dolori, ti attraversano tutti. Chissà perché a teatro sembra quasi che non bisogna più vivere, e questo mi sembra strano. Concludiamo qui questa prima parte, no? Ma ti dico, questa è un po' è la verità del teatro, da quando esiste il teatro, che però è stato annullato dal concetto del teatro come finzione. Esattamente, nella vita si vive, ovvero c'è anche molta finzione, c'è anche molta ipocrisia, eccetera, ma il teatro non dovrebbe essere questo. Ma quando si affermò il concetto del teatro, l'attore che finge, l'attore che mente, l'attore che recita, eccetera, si è annullato il teatro in sostanza. E Pirandello ci riporta a questo, ci dà un monito molto forte, ed è quello che voi avete ripreso: vivere, quindi essere e non fare. Quindi si butta via. No, mi fa piacere questa affermazione, perché si va sempre più a smontare questo luogo comune. Dobbiamo veramente uscire dal teatro, dal concetto di teatro come una finzione, come una riproduzione altra della realtà. E la realtà è quello che viviamo tutti i giorni, e bisogna viverla anche lì in scena, anche nel rapporto, nella comunità fra attore e spettatore. Sì, ma anche questo non pregiudica la fantasia più sfrenata o il rapporto con queste parole che possono essere trasformate. Io, quando ripeto sempre, nei sogni siamo tutti veri, perché lo facciamo continuamente, anche se a un certo punto ci mettiamo a gridare, ci troviamo in una situazione incredibile, da un momento all'altro diversa, hai paura e ti svegli, e in fondo è vita anche all'interno del sogno, perché non si può fare a teatro. Ed è quello che noi continuiamo ogni volta che cominciamo un rapporto nuovo con dei ragazzi, con delle persone che vogliono fare un laboratorio, in cui parliamo del teatro come finzione, perché bene o male è una finzione, ma è l'unica finzione, è l'unico modo per arrivare a dire la verità. Il teatro, nel suo essere finto, è il maggior portatore di verità.